Benvenuti, oggi il programma Borghi d'Italia diventa capoluoghi e vi portiamo in Veneto alla scoperta di Verona. Il comune si trova a 59 metri sul livello del mare e conta circa 260.000 abitanti. La città è un vero inno alla bellezza. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Verona! E siamo qui nell'ufficio di un sindaco che lavora, Damiano Tommasi. Allora, ci presenti la città di Verona. In sintesi è complicato presentarla, è una città che nella sua localizzazione nel cuore del nord-est, su un crocevia est-ovest e nord-sud, si trova, come è stata definita, crocevia di merci e di persone, e quindi è una città abituata ad accogliere, abituata ad avere persone che frequentano il nostro territorio, 20 milioni di presenze sul territorio provinciale di turisti all'anno. Ha una particolarità: Verona è sempre stata la città base per i sistemi difensivi e quindi ha un grande sistema di fortificazioni che nel tempo si sono trasformate e sono diventate un ideale abbraccio alla città, che per anni probabilmente hanno anche significato una certa chiusura della città culturale verso l'esterno, un bastarsi a se stessa, una città ricca e che oggi è nel pieno di una vocazione invece internazionale, e la nostra volontà è proprio esaltare questa sua apertura, questo suo essere città europea e trasformare questa cinta muraria che è anche patrimonio dell'UNESCO insieme al centro storico, insieme alla pratica del Tocatì, che sono i giochi di strada. Questa localizzazione delle tradizioni che diventano un link per collegarsi al mondo, all'internazionalità, un sistema produttivo che davvero dialoga a livello internazionale ad altissimi livelli, è la città più popolosa del nord-est e poi ha una storia culturale di tradizione al di là del nostro monumento principale che è l'Arena di 2000 anni fa, antecedente al Colosseo. È una città che il fiume le dà un certo sapore, forse ben descritto da Shakespeare col racconto di Romeo e Giulietta. Ecco, questi due grandi attrattori rischiano di offuscare quello che invece sono un altro patrimonio storico, che è la più antica biblioteca al mondo, è la nostra capitolare, e poi tutto quello che lungo il fiume, al di là dei ponti, il teatro romano, ma anche il sistema di Castelvecchio col suo ponte medievale, è sicuramente una delle cartoline più attrattive della nostra città. Lei da sempre si è ispirato a Don Milani. Quanto porta di Don Milani nel suo lavoro giornaliero? Mi sto accorgendo che lo porto molto, banalmente, nello scrivere i messaggi, perché ho amato e ho apprezzato questo sistema della scrittura collettiva, ma soprattutto di togliere le parole inutili, quindi spesso e volentieri mi confronto anche all'interno della nostra amministrazione, della nostra giunta, consiglio, rischio di togliere le parole anziché parlare, e faccio parlare molto di più i silenzi, ma soprattutto questo suo stile di spogliare le frasi delle parole che non aggiungono nulla al contenuto, rischiano di far
preoccuparmi, essere un po' atipico come comunicatore, ma più vado avanti più mi accorgo che, avendo conosciuto Don Milani durante il periodo dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, poi avendolo approfondito per il mio percorso di famiglia, avendo una scuola, oggi lo riscopro come grande ispiratore anche di una vita politica pubblica, e sembra quasi che ci corriamo dietro, quindi nel centenario essere qui sindaco della città e ad avere lui anche come ispirazione sicuramente mi fa stare anche tranquillo da un punto di vista di ispirazione. Quindi è in linea con la lettera pastorale del Vescovo sul silenzio? Sì, non so se il Vescovo si è ispirato a me, però sicuramente amo ascoltare, soprattutto a parlare cercando di non sprecare le parole, perché credo che i tempi ce lo dicano. E nell'ufficio di un sindaco che però è stato anche un campione, non poteva mancare un pallone. Quello, tra l'altro, al di là del colore della città, è anche un particolare progetto che è andato a buon fine, che è stata la partita di pallavolo all'interno dell'arena. Erano 35 anni che non si giocava o non si faceva sport all'interno dell'arena e ci siamo riusciti quest'anno con la nazionale di pallavolo femminile, avendomi tenuto tra l'altro la delega allo sport. Credo che lo sport possa dare davvero molto alle città. L'anno prossimo è l'anno olimpico, ci saranno le cerimonie olimpiche delle Olimpiadi 2026 qui a Verona. In arena ci sarà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Credo che questi anni saranno veramente terreno fertile in cui seminare i valori dello sport. Lei ha un passato a Roma e anche qui, affacciandosi dal suo ufficio, ogni giorno ritrova un po' Roma. Ha segnato la nostra vita di famiglia, ma siamo diventati genitori a Roma, nostra figlia, la grande, è nata a Roma, e la nostra famiglia è nata a Roma. Abbiamo 6 figli, 4 dei quali insomma nati quando eravamo a Roma. È una storia che è nella nostra storia, e ecco, ritrovarsi qui nella città, diciamo, che assomiglia di più a Roma di tutto il mondo, penso, ed essere sindaco ovviamente non può che farmi sentire ancora di più a casa. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito ai nostri telespettatori e non solo a venire a Verona. Un invito che posso dare, ma è una, diciamo, un suggerimento di stare attenti, perché il rischio è poi di rimanerci a vivere. Quindi che vengano con la valigia, ma tranquilli che se dovesse capitare di rimanerci si può star bene a Verona. Grazie sindaco, e quindi noi adesso ci spostiamo, andiamo ad incontrare il Vescovo di Verona. E con gioia incontriamo Monsignor Domenico Pompili. Salve. Che è Vescovo di Verona. Allora, ci presenti la bellezza della Chiesa di Verona. Beh, direi che è una bellezza che è scritta nel corso della sua storia, visto che si tratta di una chiesa di inizio millennio, il primo millennio, ed è sicuramente una chiesa che nel corso della storia, soprattutto negli ultimi secoli, ha dato una grande prova di sé, soprattutto nel campo delle missioni, perché da qui non solo Monsignor Comboni, ma tante altre realtà religiose maschili e femminili hanno varcato l'Europa per andare a portare il Vangelo in Africa, in America Latina, in Asia. Perciò si tratta di una chiesa non chiusa, ma molto aperta, al punto che centinaia e centinaia di donne e di uomini, direi migliaia nel corso di questi ultimi 2 secoli, sono andati molto lontano da qui a recare la buona notizia, portando con sé il Vangelo e anche lo sviluppo delle popolazioni che hanno incontrato. E qui ci troviamo in un salone importante, il Salone Sinodale, in un luogo, io entrando ho visto che lei ringrazia le persone che arrivano nei luoghi artistici ed ecclesiali. Beh, direi che la memoria artistica di questa chiesa è un tutt'uno con la sua storia, perciò quando la gente rimane sorpresa dalla bellezza dei luoghi è anche questo un modo per far parlare il Vangelo, perché tanta bellezza che si è sedimentata nel corso della storia dice di una esperienza, quella cristiana, che non è musealizzata ma è ancora viva e palpitante oggi. Io ho qui il libretto della sua lettera pastorale sul silenzio, e la inizia proprio parlando del paesaggio. Sì, perché per me, che vengo da molto lontano, venendo dal centro Italia, l'incontro con il lago di Garda, che in gran parte insiste sul territorio diocesano di Verona, ma anche la Lessinia in montagna, o piuttosto la Bassa Veronese, è stata un'esperienza di un contesto naturalistico diverso,
senza parlare ovviamente della città di Verona attraversata dall'Adige. E questo aspetto naturalistico, secondo me, è molto del fascino di questa terra. È un luogo che trasuda bellezza sia dal punto di vista naturalistico che storico. Il silenzio è la condizione per imparare a godere di tutto quello che ci circonda e per ristabilire un rapporto all'insegna dell'equilibrio nel mondo in cui viviamo, che non può essere visto solo dall'esterno ma anche appunto dall'interno. Verona è anche una città che accoglie ed ha iniziato da tanto, dall'inizio del cristianesimo, con San Zeno. San Zeno era un moro che è venuto in città da molto lontano, dall'Africa, in tempi in cui ancora Lampedusa era un nome sconosciuto, ed è sicuramente il simbolo di una esperienza, quella del movimento dei popoli e delle persone, che si continua nel corso della storia anche oggi. E qui sono molto devoti al San Zeno che ride. Esattamente, perché la statua che lo ritrae lo mostra particolarmente disteso, e in fondo questa ilarità che traspare dal volto di San Zeno mi pare che sia anche una traduzione felice di quella gioia del Vangelo di cui i cristiani si fanno interpreti. Nella chiesa del Medioevo esisteva il risus pascalis, cioè la gioia traboccante per la notizia della risurrezione di Gesù Cristo. Ecco, San Zeno è stato sicuramente uno che questa bella notizia l'ha interpretata molto efficacemente. Tra gli itinerari abbiamo anche quello della Verona Minor Jerusalem. Sì, si tratta di una forma di accompagnamento del pellegrino o del turista, perché non si ritrovino disorientati e possano invece, attraverso questa guida che è fatta da tanto volontariato culturale, cioè donne e uomini che si mettono a disposizione, perché non si entri semplicemente in un museo ma si entri dentro un'esperienza. C'è tanta solidarietà anche a una città come Verona e la sua diocesi, no? Direi che è una città, è un territorio questo che, al di là di certi stereotipi, mostra di avere un grande cuore e soprattutto nel concreto una forma di volontariato, dicevo prima, culturale ma anche sociale. Penso all'animazione dei tanti centri oratori nelle diverse realtà comunali e parrocchiali, che dice di una comunità che è orientata a porsi al servizio degli altri e non autocentrata. Lei ha presentato la sua lettera pastorale sul silenzio proprio nella giornata della Madonna del Popolo, a cui i veronesi sono molto devoti. Sì, era l'8 settembre ed è stato un po' il giorno nel quale, insieme, attraverso la consegna ideale di questa lettera, si è cercato di dire a tutta la Chiesa quale sia un po' la prospettiva, il sentimento, l'emozione, l'idea che ci deve accompagnare. E il silenzio dice questa necessità di passare ad uno sguardo più contemplativo, che è la condizione per poter poi agire in modo più lucido e convergente. Qual è il messaggio del Vescovo alla Diocesi? Direi che è quello di continuare, come San Zeno, a pescare l'umano laddove ci è dato di incontrare gli uomini e le donne oggi presenti su questa terra. Grazie al Vescovo di Verona, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Verona. Siamo in pieno centro storico a Verona con lo chef Matteo Balestra. Vedo tanti buoni piatti, quindi andiamo a percorrere l'itinerario del gusto qui a Verona. Tra l'altro qui abbiamo una cucina che ingloba la tradizione con l'innovazione, perché questi sono comunque piatti che lei ha rivisitato. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti nel cuore di Verona, perché qui siamo proprio nel cuore pulsante della città.
Siamo a pochi metri da Piazza delle Erbe, che una volta era il centro del mercato di Verona. Noi cerchiamo di fare una cucina tenendo alla tradizione, ma anche rivisitando i nostri piatti, usando appunto i prodotti del territorio e rivedendoli in una chiave diversa. Partiamo con una tagliatella, con un ragù di coniglio e una fonduta di monte veronese del territorio, dei Monti Lessini, e sopra c'è una dadolatina di sedano croccante. Il secondo piatto che vi presento è un tortello ripieno di gallina con una crema di carote affumicata e del mais liofilizzato che diventa croccante dalla parte croccante al piatto. È una rivisitazione del bollito che noi usiamo qua a Verona, perché solitamente nel bollito c'è anche la gallina e noi abbiamo deciso di metterla dentro a un tortello e richiamare anche il fatto della polenta che si consuma molto a Verona facendo un mais appunto croccante. Poi abbiamo un risotto, perché a Verona il risotto è un cavallo di battaglia, per cui abbiamo elaborato un risotto con una crema di zucchero. Abbiamo una pancia di maialino croccante che prima viene cotta a bassa temperatura e poi viene scottata in forno in modo che diventi croccante, e del mosto di vino cotto. Poi abbiamo i secondi che a Verona usiamo spesso la carne di anatra, per cui abbiamo fatto un petto d'anatra con il radicchio di Verona brasato e abbiamo fatto l'aggiunta di una demi-glace a base di finferli, per cui un piatto molto pulito dove ci sono i sapori, c'è l'amaro, c'è il saporito del fungo e la consistenza dell'anatra. Abbiamo anche una tartare nel nostro menù, una tartare di manzo con una verza agrodolce, della cipolla caramellata e una maionese a base di crème, che è una radice che noi usiamo molto. Abbiamo messo un crostino di pane e semi per dare un po' di croccantezza. Poi abbiamo un filetto. Abbiamo un filetto che è un filetto sulla base del Rossini, del famoso Rossini, soltanto che noi abbiamo rivisitato con una salsa di amarone, per cui c'è uno spinaccino fresco saltato al burro, la carne del filetto, la salsa di amarone e poi il tartufo nero sopra. E chiudiamo con i dolci. Vabbè, abbiamo un dolce tradizionale della cucina veronese, che è la sbrisolona, che secondo me deve essere lasciata il più naturale possibile perché è buona già di suo così, accompagnata da un bicchierino di grappa come si usa in tradizione, che si può bere a parte oppure versare direttamente sulla sbrisolona e consumare così. Poi abbiamo la torta delle rose, che è un altro dolce tipico di Verona, impasto di farina e zucchero con molto burro, abbinato a uno zabaglione che gli dà un po' più di carattere. E una cosa un po' stravagante che facciamo noi, che è una sfera di cioccolato ripiena con del passion fruit e del cacao amaro, accompagnata con dell'ananas al mango. Questa è una cosa un po' che va fuori dai nostri confini, però ogni tanto qualcosa di diverso ci sta nel menù. E questi piatti sono accompagnati dai vini, che sono i principi del territorio. Allora, i vini principi del territorio di Verona sono naturalmente il Valpolicella e l'Amarone, che sono due eccellenze a livello mondiale. Ma che cos'è Verona per lei? Allora, per me Verona è una città incredibile, nel senso che vabbè, io sono veronese puro sangue, per cui per me è la città più bella del mondo. E a Verona ormai si può trovare tutto. Arte, cucina, è una città veramente stupenda. Grazie a Matteo Balestra, e noi adesso ci spostiamo di poco perché andiamo a visitare la bellissima Biblioteca Capitolare di Verona. E adesso scopriamo una delle meraviglie di Verona, la Biblioteca Capitolare. Lo facciamo con Monsignor Bruno Fasani, che è il prefetto. Allora, presentiamo questo gioiello. Qui ci troviamo nel salone principale con tanta bellezza intorno. Tanto diciamo che si tratta della biblioteca più antica al mondo tra quelle esistenti, perché probabilmente nata come scriptorium nel IV secolo, ma qui abbiamo anche l'unico codice al mondo che porta una data e il nome di chi l'ha scritto, e siamo nel 517 d.C. e chi lo scrive è Ursicino, lettore della chiesa veronese. Qui ci troviamo dentro il salone, un salone che è la biblioteca a partire dal 1700, perché prima del 1700 la biblioteca era giù vicino al chiostro, a livello terreno, dove Dante veniva a consultare i libri e dove lì nella vicina chiesa di Sant'Elena ha fatto la famosa disputa di acqua e terra, con la quale a quel tempo ci si giocava la cattedra dell'università. Sarà l'ultimo giorno della permanenza di Dante a Verona, era il
il 20 gennaio del 1320, perché poi lascerà per sempre Verona, andrà a Ravenna, dove morirà l'anno dopo. I libri che vediamo qua non sono libri antichissimi, sono libri che partono dal 1600 in avanti, perché i tesori più antichi li abbiamo nel caveau. Qui di antico abbiamo peraltro un busto di Omero che viene da Roma, l'ha portato il canonico Bianchini, famoso archeologo. È un busto di Omero del II secolo avanti Cristo che oggi è là, che ci guarda per ricordarci come la cultura è un'esplorazione del mondo. E qui abbiamo anche l'indovinello veronese. Abbiamo l'indovinello veronese, che è la prima traccia della lingua volgare italiana. È un codice che veniva da Toledo, dalla Spagna. Sappiamo che era venuto in Italia passando da Cagliari. Poi sappiamo che era passato anche da Pisa. All'inizio del Settecento viene a Verona e da qui non parte più. Qui c'è un amanuense che è particolarmente acuto, forse anche curioso, creativo, che prima di copiare quel codice, come era prassi a quel tempo per ricopiare, si permette di scrivere una frase nella lingua del popolo, come la gente a Verona parlava nel 700 d.C. Scrive: se pareba boves, mandava davanti a sei buoi, che sono le mani, alba prataglia araba, araba prati bianchi che erano le pergamene, albo versorio teneva un aratro, una lancia che verteva, che spaccava la terra, che è la penna d'oca che ha in mano, e negro seme seminava, e seminava il seme nero. E nell'ultima sala, perché poi c'è un percorso museale, abbiamo anche l'evoluzione della lingua. Abbiamo l'evoluzione della lingua e qui è tutta una raccolta. Poi con una vetrina che abbiamo voluto allestire quasi in maniera scenografica, come se fosse la direzione di un'orchestra. Però prima ancora di arrivare a quella vetrina dobbiamo ricordarci alcuni tesori che abbiamo qui. Abbiamo la prima opera in assoluto di Agostino, di Sant'Agostino, il De Civitate Dei, che manca degli ultimi due capitoli che Agostino scriverà nel 423. Abbiamo l'Evangeliario Purpureo, gli Vangeli scritti su pagine impregnate di porpora, che è tutto stato scritto in oro e argento, e che San Bernardino, quando viene a Verona, rimane affascinato, dice: ho visto un evangelistario tutto scritto in oro e argento. E poi abbiamo le istituzioni di Gaio, che è l'unico diritto romano del II secolo arrivato fino a noi, perché tutto il diritto romano che esiste è il diritto di Giustiniano del VI secolo. Noi qui, grazie anche ai monaci che hanno fatto dei palinsesti, cioè hanno scritto sopra, abbiamo potuto salvare quello che c'era sotto, il diritto di Gaio del II secolo. E concludiamo la nostra passeggiata a Verona con Enrico Barni, che è il direttore dell'Agenzia di Verona della BCC di Roma. Intanto grazie per averci invitato qui a Verona, e poi dobbiamo dire che questa è un'agenzia che è una nuova nata. Mario, grazie a te per essere qui oggi nella nostra agenzia, nella nostra nuova agenzia, la prima agenzia di Verona. L'abbiamo fortemente voluta da qualche anno, siamo stati in provincia di Verona da ormai fine 2018 e a settembre abbiamo finalmente aperto la nostra nuova casa per i veronesi, quindi la nostra nuova casa, la casa, dico sempre, di tutti i veronesi. Ho visto che c'è uno slogan proprio che avete utilizzato per l'inaugurazione: la Roma dei veronesi. Abbiamo collegato la storia, no? I due anfiteatri, il Colosseo e l'Arena di Verona, che tutti un po' conosciamo nel mondo. Abbiamo unito questa storicità, questa sinergia tra Roma, che è la nostra sede, e Verona, che è la periferia, ma è la seconda città più importante per la banca. Come avete unito due tipicità? Sì, abbiamo unito anche quelle. La carbonara e il Valpolicella, il piatto tipico dei romani, con il nostro o uno dei nostri vini migliori.
tessuto economico di Verona è un tessuto vario, diciamo. Sì, è un tessuto vario. C'è appunto l'agricoltura, c'è la viticoltura, abbiamo la parte industriale, è un polo logistico importante ancora dagli anni 30, unisce l'asse est-ovest, nord e sud e abbiamo questo interporto importante per il nord Italia. Qui abbiamo la carta dei valori del credito cooperativo e al primo articolo ci sono proprio il primato e la centralità della persona. Sì. Primato e centralità della persona che sono importanti da parte nostra per i clienti, per i soci e per i dipendenti. Siamo in un momento in cui le altre banche chiudono le agenzie e voi invece le aprite. A Verona si dice siete matti. Siamo matti sì, andiamo controcorrente e cercheremo di continuare ad andare controcorrente perché per noi la banca è un luogo fisico, sono persone del territorio che lavorano per il territorio. E dobbiamo essere presenti. Per i giovani state facendo qualcosa? Per i giovani abbiamo ovviamente dei conti correnti con delle scontistiche particolari, per i giovani abbiamo i mutui prima casa, per i giovani abbiamo una serie di iniziative anche all'interno della banca che possono far sì che i giovani siano incentivati a venire in banca. C'è anche un comitato giovani dei soci. La BCC di Roma è sempre vicina al territorio, alle associazioni e quindi avete in animo delle iniziative per il futuro? Sì, assolutamente sì, Mario. Abbiamo una bellissima prima iniziativa che è la visita guidata di Verona, Verona antica, Verona romana, per collegarci alla nostra storia. E abbiamo l'idea di cercare di sponsorizzare il più possibile il territorio, anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè sponsorizzazione e beneficenza, che noi cercheremo di elargire sul territorio. Importante è quello del turismo. Il turismo è importantissimo e il turismo ormai penso che sia la chiave di svolta un po' per tutte le nostre città italiane e così lo è anche per Verona. Ma che cos'è Verona per lei? Verona è amore, Verona è Romeo e Giulietta, è l'arena di Verona o Ponte Pietra, è la storia che ci lega fino ad oggi. Vogliamo fare allora in conclusione un invito a venire a visitare Verona? Certo che sì, io vi invito a venirci a trovare, a trovare noi, ma soprattutto la nostra meravigliosa città. Grazie al direttore Enrico Barni e quindi Verona vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, che oggi è diventato Capoluoghi, potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate a Verona. Ciao! Aspettiamo a Verona!